le associazioni dei disabili abruzzesi esattamente una settimana fa protestavano in corteo, in una vera e propria marcia funebre, celebrando i funerali della disabilità, morta a causa dei tagli al sociale previsti dalla manovra. Ieri, quelle stesse associazioni hanno preso parte alla 5ª Commissione Consiliare della Sanità, alla quale hanno consegnato una serie di richieste, formalizzate sotto forma di emendamenti, da presentare al decreto legge 13 agosto 2011, per evitare il taglio o addirittura l'eliminazione di pensioni di invalidità, dell'assegno di accompagnamento, dell'assistenza domiciliare e del trasporto. Simona Petaccia, presidente dell'associazione Diritti Diretti Onlus. Ieri c'è stata una seduta straordinaria della 5ª Commissione, la quale abbiamo consegnato un documento condiviso da parte delle associazioni promotrici che sono Diritti Diretti, WILM, Chieti Pescara, Carrozzine Determinate e Vita Indipendente. Proprio durante questa seduta, alla quale hanno partecipato politici bipartisan, è stato chiesto di effettuare un ponte tra il governo regionale e quello nazionale attraverso questo documento, nel quale consigliamo diversi emendamenti all'attuale manovra finanziaria che si possono riassumere in due grandi punti: istituzione del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, dal quale appunto trarre fondi per pagare i servizi sociali che attualmente richiedono una compartecipazione da parte dei disabili stessi, e l'istituzione dell'assegno di vita indipendente, che potrebbe far sì che il disabile o il suo tutore assuma una persona che se ne prenda cura, per alzarsi dal letto, mangiare, bere e andare anche in bagno, perché sono queste le vere problematiche che i disabili devono affrontare giorno per giorno.